Buongiorno e ben arrivati. Sono Massimiliano Pastrovicchio della Biblioteca del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Per il terzo anno consecutivo il Consiglio regionale partecipa a Pordenone Legge perché lo considera un evento culturalmente importante per la città di Pordenone e per l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia. È un modo per il Consiglio regionale per uscire dalle proprie sacre stanze, presentarsi sul territorio, presentare la propria attività. Il Consiglio regionale è un'istituzione, è un ente legislativo, un organo che promulga leggi, ma molto spesso i cittadini non sanno quello che facciamo, non promulghiamo soltanto leggi, ma consentiamo, il cittadino può partecipare all'iter legislativo. Oggi ci presentiamo a Pordenone Legge, presento subito i nostri ospiti, il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ed è anche qui con noi il Dottor Michele Penta, Presidente dell'Osservatorio regionale antimafia. Oggi presentiamo un libro dal titolo Resistenza senza armi, Rosario Angelo Olivatino, magistrato per i nostri tempi, di Vincenzo Bertolone. L'autore, per motivi di salute, oggi non è presente e siamo riusciti, ringrazio per la sua presenza, siamo riusciti a coinvolgere Don Giuseppe Livatino, che è in collegamento con noi direttamente da Canicati. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti voi, grazie. Grazie a lei per aver accolto il nostro invito, un po' all'ultimo, ma per noi è un momento importante, soprattutto per sentire poi direttamente da lei un po' il profilo del giudice Livatino. Ma per fare una breve parentesi, perché abbiamo scelto questo libro che sembra un po' essere distante da quella che è l'attività del Consiglio regionale? In realtà all'interno del Consiglio vi è anche una biblioteca che oggi rappresento, che ha 50.000 volumi, 250 riviste di settore, è una biblioteca giuridica di diritto. È un gran patrimonio che da alcuni anni è stato fortemente aperto al pubblico. Oggi come oggi siamo in grado, tra l'altro, di dare i medesimi servizi che offriamo alle persone che vengono in presenza, anche a coloro che si rivolgono a noi tramite la rete, il web, il nostro sito, i social. Abbiamo aperto da poco tempo un canale WhatsApp per gli studenti, i giovani, non solo, per dare informazioni immediate, dirette. In quest'ultimo anno la biblioteca ha collaborato con l'Osservatorio regionale antimafia e in questo senso è stata costituita una sezione chiamata Scaffale dell'antimafia. Sono circa 300 documenti di settore che riguarda la lotta alle mafie, rivolte agli studenti, agli studiosi, a tutti coloro che insomma vogliono approfondire questo argomento. E in quest'ottica si è scelto questo libro che fosse un po' la testimonianza viva di una persona che ha dato la vita per la lotta alla mafia. E in questo senso passo la parola adesso al Presidente del Consiglio regionale per l'introduzione del nostro evento. Grazie, grazie al responsabile della biblioteca del Consiglio regionale, Pastrovicchio. Benvenuti a tutti, un saluto a Don Giuseppe Livatino, al prefetto Michele Penta, ai responsabili, vedo, del Consiglio, al vice segretario, al direttore della comunicazione. Insieme a me oggi credo di portare il saluto anche del consigliere regionale Emanuele Zanon, che è seduto nelle prime file. Ma questa scelta è una scelta che cerca in qualche modo, spero, di fare una serie di riflessioni qui da Pordenone Legge, cioè da questa straordinaria fucina di cultura e di condivisione e di relazione che da tanti anni ormai a Pordenone avviene, in cui c'è, voglio dire, una osmosi tra la produzione letteraria di punta del nostro paese e non solo, con un territorio, una regione, una provincia come quella di Pordenone, il Friuli e il Friuli Venezia Giulia. E
E lo facciamo come assemblea legislativa, cioè come massima espressione dell'autogoverno in una regione autonoma come la nostra, dove alcune leggi su alcuni settori hanno una prevalenza anche su quelle nazionali. Quindi, in una parola, una regione responsabile, dove esiste dal punto di vista legislativo una responsabilità. E all'interno di questo Consiglio regionale, di questa assemblea, la normativa prevede che ci sia un osservatorio antimafia, in ogni regione c'è questo organismo, e in maniera abbastanza originale possiamo dire, la nostra regione rispetto alle altre ha costituito un osservatorio di esterni. Molte volte in quasi tutte le altre regioni l'osservatorio è una commissione di consigli regionali, quindi una struttura interna rispetto all'assemblea stessa. Invece da noi si è voluto invece intervenire con figure professionali, tecniche, specializzate, perché riteniamo che il problema sia un problema che debba essere indagato da un punto di vista tecnico prima che normativo e politico. E quindi il dottor Penta. E nel corso di questi anni la prima domanda è se la mafia sia aderente unicamente ad alcuni territori del nostro paese o se ormai diciamo così, quella di terza, quarta e su quinta generazione, quella finanziaria, quella economica, quella dei cosiddetti colletti bianchi, oggi abbia così inquinato anche altri territori. E poi dirà il dottor Penta qual è la situazione della nostra regione, però alcuni segnali di attenzione ci hanno fatto insomma in qualche modo riflettere. Questione di cronaca, la sparatoria che c'è stata in pieno centro a Trieste alcuni giorni fa, sparatoria in pieno centro, cioè si sono sparati come nel Far West davanti a un bar mentre passavano mamme con le carrozzine che portavano i figli a scuola, insomma, ecco. E solo per un fatto, diciamo così, miracoloso non è successo se non alcuni feriti. E tra l'altro di questi giorni, non nella nostra regione, ma diciamo così, in una realtà limitrofa la nostra, che confina a Firenze Giulia, se pensiamo a San Michele Altalenante a Bibione, un'indagine in corso nella quale sono stati arrestate alcune persone che sono sottoposte ad indagine relativamente a un cosiddetto racket nei mercati, nel commercio, estorsioni, insomma, con metodo mafioso, c'è scritto almeno come era riportato il giornale nella nota che ha fatto il sostituto procuratore. Quindi voglio dire, e poi altre situazioni, e quindi c'è, voglio dire, un'attenzione. Allora, su questo, diciamo così, nella periferia del nostro paese, in una realtà nella quale alcuni elementi ci parlano alla nostra coscienza rispetto a un rischio che si sta, alcuni dicono sì è già, ma diciamo può nel tempo diventare più evidente proprio in quest'ottica di uscita dal territorio di queste mafie, dal territorio vocato, quello diciamo, delle regioni che noi conosciamo, per farsi globale. Insomma, d'altronde se l'economia si fa globale, anche la mafia si fa globale. Solo che alcuni territori, quelli insomma, così, che hanno consuetudine con questi hanno da una parte anche diciamo così, gli anticorpi, o potenzialmente potrebbero avere gli anticorpi, visto che insomma, sono abituati con diciamo così, un cancro come quello della mafia. Altri come i nostri magari rischiano di essere sottovalutati e per questo magari soggetti a facile penetrazione. Allora, diciamo di parlarne, approfondire attività nelle scuole, credo attività diciamo, nella biblioteca, visto come è stato ricordato il Consiglio non fa solo leggi ma fa anche promozione in questo caso di coscienza culturale eccetera, credo che sia un argomento proprio per i segnali che avevamo da indagare. E quando, chiaro, poteva essere indagato in mille modi, il taglio che abbiamo voluto dare è partire da un impegno di un magistrato giovanissimo, il giudice Bambino, ucciso dalla mafia,
il giudice Livatino, perché ci piace, almeno piaceva a me, poi sentiremo, di fatto una riflessione sulla santità della normalità, non saprei come dire. Cioè alcune, chi conosce la storia del giudice Livatino, cioè alcune, è un uomo che per altri tempi sarebbe stato un uomo normale, non so come dire, cioè un uomo responsabile, un uomo attaccato alla famiglia, un cattolico fervente, un grande studioso, una persona per bene. Però sai, questa società, noi dobbiamo porci una domanda: se una persona per bene, voglio dire, diventa, diciamo così, un simbolo, vuol dire che non ce ne sono tante per bene intorno? Insomma, questa è la prima riflessione. L'altra cosa è l'approccio l'indagine di questa personalità ha un approccio, secondo me, interessante e anche innovativo, perché è uomo di grande giustizia e uomo di grande fede, però allo stesso tempo è stata una personalità che non ha sovrapposto i piani, cioè non ha fatto del suo senso di fede la matrice della ricerca della sua giustizia e viceversa. Allora dobbiamo dire che realmente era un credente vero, anzi, come lui ebbe a dire anche, non bisogna essere, alla fine della propria vita, non bisogna essere ricordati come credenti, ma come credibili. Io credo che essere credibili, non solo nella vita quotidiana, ma anche e specialmente in politica, credo che debba in qualche modo essere, diciamo così, quello che viene fuori da quella capacità che si ha, come aveva il giudice di Livatino, di essere nelle cose, ma capendo dove erano le cose e qual era il piano in cui le cose c'erano. Perché poi lui è stato, diciamo così, fatto fuori in maniera crudele. Chi legge il libro, o comunque chi conosce la sua storia, non solo fu ucciso, ma fu in qualche modo anche sfregiato simbolicamente. L'ultimo colpo gli fu sparato in faccia, sì. Quando fu inseguito, ucciso, crivellato di colpi, e quando era già agonizzante gli spararono in faccia, proprio con un senso di cancellare completamente quello che lui, come dicevo prima, rappresentava, sia in termini di serietà e responsabilità sul piano della giustizia, anche su quello della fede, oserei dire. Perché? Perché chi lo uccise era la Stidda, ed era un'organizzazione criminale che stava combattendo per la primogenitura, per la primazia all'interno di quel territorio rispetto alla più affermata e conosciuta Cosa Nostra di Salvatore Riina. Ecco, allora, è stato, perché è una figura, proprio perché è normale, è una figura, secondo me, di riferimento importante per questo territorio, proprio per conoscere anche alcuni meccanismi che ci facciano aprire gli occhi su un rischio mafia, su un rischio infiltrazione che, insomma, anche la nostra regione ha, partendo da quei valori che lui ha rappresentato e che, devo dire, chiudo, avevano una forza evocativa, perché poi le cose si parla più per emozioni, voglio dire, no? Cioè su quello che noi riusciamo a suscitare più che con le nostre parole, con il nostro esempio, con la nostra vita, con la nostra serietà, a far sì che un'altra figura monumentale del nostro secolo scorso, che è Papa Giovanni Paolo II, San Papa Giovanni Paolo II, già santo, per chi se lo ricorda, ad Agrigento, quando fece una visita ad Agrigento, davanti quando tenne l'omelia, insomma, davanti a migliaia e migliaia di persone, proprio perché aveva conosciuto i genitori Livatino, la sua storia,
ebbe quella frase, no, che tutti abbiamo in testa, dice pentitevi, no, rivolto direttamente agli uomini, agli uomini della mafia, perché arriverà il giudizio di Dio. Ecco, insomma, e più che le parole, è il modo con cui lo disse, no? Cioè, io ancora c'ho davanti quella cosa. E quindi, insomma, voglio dire, credo che, insomma, abbiamo bisogno di quella forza morale per poter affrontare, diciamo, le sfide anche in relazione alle infiltrazioni mafiose che dovremmo e credo che, appunto, che dobbiamo, diciamo così, affrontare anche nei prossimi tempi. E quindi, insomma, farlo qui da Pordenone Legge credo che per il Consiglio regionale abbia anche una valenza importante di testimonianza. Grazie. Grazie Presidente, passo la parola al Presidente Penta che ci racconterà qualcosa dell'Osservatorio regionale antimafia. Grazie. Allora un saluto al Presidente del Consiglio regionale, alle autorità regionali presenti, un grazie al Don Giuseppe che ha voluto essere presente oggi a questa manifestazione, un grazie al Dottor Pastrovicchio per l'invito ricevuto. Un cordiale saluto a tutti voi presenti. Si è accennato all'Osservatorio, che è operativo praticamente dal febbraio del 2018, voluto da una legge regionale della fine del 2017, proprio per richiamare l'attenzione dei cittadini di questa regione sui pericoli dell'infiltrazione della criminalità organizzata e di stampo mafioso. Già nel 2017 la favola dell'Isola Felice già non si raccontava più, era ormai anacronistica, perché c'erano stati già in questo territorio regionale segnali molto forti di una presenza e di un radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso in tutte le sue componenti nazionali. Mafia siciliana, 'Ndrangheta calabrese, camorra napoletana e più recentemente la Sacra Corona Unita della Puglia. In più si aggiunge che nel corso degli anni si è consolidata anche la presenza di mafie straniere, un po' perché in alcuni settori la mafia tradizionale, quella di casa nostra, non riteneva più remunerativi gli interventi, soprattutto perché non c'erano grandi affari da fare, non c'erano somme di denaro consistenti da aggredire, le nostre mafie praticamente puntano molto in alto, anche perché è risaputo, da tutti detto, che la liquidità che loro oggi posseggono è molto maggiore di ben 3, 4, 5 finanziarie che potrebbe fare il governo nazionale. Questi soldi, questa liquidità che loro hanno, a differenza di molte imprese che non l'hanno più, anche per effetto della pandemia, è un pericolo costante per l'accaparramento di quelli che sono i settori commerciali, industriali, economici in genere, nei quali la mafia opera continuamente cercando di proporre sistemi di finanziamento agevolati, salvo poi a poter rientrare immediatamente in quello che si è investito, prendendo per la gola coloro che sono finiti nelle maglie dei prestiti di tipo sia usuraio e sia agevolati, però con soldi criminali, cioè frutto di traffici illeciti. Ma come si alimenta la mafia di questi grandi capitali? E lo fa in vari modi. In questa regione lo fa attraverso il traffico. Noi siamo una regione di confine, avrete sentito parlare certamente della rotta balcanica, ma non solo di quella. Qui passa di tutto. Ci sono i traffici leciti e ci sono quelli illeciti, soprattutto per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, che praticamente servono per i mercati non solo di casa nostra, ma anche per quelli dell'Europa occidentale. Passano le armi, che sono il frutto di quello che è stato abbandonato, soprattutto nei paesi dell'Est, dopo la caduta del muro di Berlino. Per recuperare un Kalashnikov oggi a prezzo scontato
non c'è nessuna, forse probabilmente, io non ci ho provato, ma evidentemente sarebbe facile anche per me. Passa il traffico di petrolio, il traffico di tabacco, anche se quello ha una pista privilegiata attraverso il mare. E passa non solo attraverso il confine terrestre, ma passa anche attraverso il porto di Trieste. Struttura primaria in questa regione, grandemente attenzionata dalle forze di polizia, in particolare dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia, perché lì, anche in passato, si sono concentrate situazioni che hanno, con l'infiltrazione della camorra, che hanno portato all'arresto di vari soggetti e ad interdittive antimafia da parte delle prefetture di questa regione. Dicevo delle mafie straniere. Quelle operano in questa provincia, in questa regione, provincia di Pordenone, Trieste in particolare, Udine, meno Gorizia, dove evidentemente la situazione economica è un po' meno, come dire, appetibile da quel punto di vista. Operano non solo perché molti settori sono abbandonati dalla mafia locale, ma operano anche per incarico della mafia nazionale. Una sorta di subappalto, per usare un termine che è usato negli appalti pubblici, in contesti di soprattutto traffici illeciti. Mentre la nostra mafia ha altro obiettivo, che è quello del riciclaggio, che è quello delle estorsioni, che è quello dell'usura, dove opera in proprio e opera attraverso la consolidata presenza e l'infiltrazione nei vari settori che si è operata qui da anni, prima del terremoto del 76, non solo subito dopo che questa area era stata considerata zona di confino, dove avevano mandato i principali mafiosi per allontanarli dal loro territorio. Hanno costituito, come in varie parti d'Italia considerate zone di confine, sorte di colonie, perché questi hanno attirato parenti, amici, sodali, costituendo un nucleo molto forte di presenza sul territorio che negli anni poi ha consolidato quello che è l'aspetto tipico della criminalità organizzata del stampo mafioso: operare dove ci sono guadagni e soldi, investendo i capitali sporchi per lavarli in attività lecite e pulite ed evidentemente inserirli sul mercato, come dire, onesto, senza e quindi praticamente senza che nessuno potesse accorgersi di queste infiltrazioni di tipo economico. Questo evidentemente è risultato sempre più evidente attraverso i risultati delle indagini e dei procedimenti giudiziari, tant'è che la regione si è dotata di questa norma creando questo organismo. Sostanzialmente l'organismo da me presieduto certamente non fa indagini, non ha i poteri indagatori dalla magistratura, ma invece un aspetto molto più, a parte che cura il monitoraggio costante e permanente riferendo al Consiglio regionale di tutto quello che sul territorio si evolve dal punto di vista della criminalità organizzata, controlla e dà pareri sui piani anticorruzione, che è uno degli aspetti, delle porte che in passato aveva agevolato l'infiltrazione mafiosa soprattutto nei pubblici poteri, esprime quindi parere sui piani anticorruzione e trasparenza, promuove d'intesa con le istituzioni e con le varie associazioni operanti nella lotta alla criminalità organizzata attività sulla, che può agevolare, fondare la cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni. Sono innumerevoli i contatti che noi abbiamo con le scuole, con l'università,
e non solo, ma anche con i pubblici, pubblici istituzioni e privati cittadini, per richiamare l'attenzione su questi pericoli che noi giornalmente viviamo. Basta ricordare quello che il Presidente diceva prima, aprite un giornale oggi della Regione e troverete una serie di attività che, se anche non connesse o non accertate a prevalenza di criminalità organizzata, certamente hanno addentellati in organizzazioni criminali. E dove c'è l'organizzazione criminale è facile, evidentemente, aggravare le attività con il metodo mafioso. La minaccia con il fatto dei mercati, no? Ambulanti, l'estorsione è praticamente un richiedere sotto minaccia, è metodo mafioso. Se vai a Bibione a fare la fiera, io ti incendio il camioncino con cui tu lavori e vai nei mercati a vendere prodotti alimentari o vestiario e via dicendo. È il classico metodo mafioso. Quello che è termino, che è importante capire, che qui bisogna stare molto attenti, il livello di guardia deve alzarsi, perché così come si è alzato anche il livello, la sparatoria di Trieste è un fatto unico in questa regione, non si era mai verificato. Adesso che siano due gruppi che si contendono gli appalti nel settore privatistico di difficile evidentemente controllo da parte nostra, noi controlliamo gli appalti pubblici perché c'è una serie di difese e di normative che evidentemente aiutano a prevenire i fenomeni mafiosi. Nel privato purtroppo questo non c'è, e se è limitato al una tantum, al problema della spartizione di appalti è un conto, ma se c'è sotto una regia che praticamente separa gli appalti o assegna gli appalti a secondo di quella che è una logica di spartizione e interviene se qualcuno sgarra, cioè non rimane nel suo perimetro, quella è criminalità organizzata. Sarà di stampo mafioso locale o di stampo mafioso estero, sempre metodo mafioso. L'Osservatorio, e concludo, è un punto di riferimento, è un punto di riferimento per tutti, un importante punto di riferimento, è un importante punto di riferimento per i cittadini, per gli imprenditori, per i commercianti, per i professionisti, per le associazioni di categoria, per le istituzioni, perché attraverso l'Osservatorio, anche in forma anonima, ognuno può segnalare situazioni di pericolo, segnali seppur minimi di infiltrazione, e l'Osservatorio si pone soprattutto per gli amministratori degli enti locali come supporto e aiuto alle pratiche che loro svolgono quotidianamente soggette ad aggressioni mafiose. E questo è lo scopo principale dell'Osservatorio, e su questo l'Osservatorio è impegnato già da 4 anni. Grazie. Presidente, grazie. Grazie a lei. Grazie per il suo intervento. Passo adesso la parola a Don Giuseppe Livatino, attualmente direttore di Radio Diocesana Concordia, rettore della Chiesa di San Giuseppe a Canicati, ed è stato il primo postulatore della causa di beatificazione del giudice Rosario Livatino. Andiamo subito al cuore del libro. Don Giuseppe, chi era Rosario Angelo Livatino? Qual era il contesto sociale e culturale in cui operava e viveva? Grazie, un cordiale saluto a tutti. Grazie anche per l'invito. Chi era Rosario Angelo Livatino? Un ragazzo come tutti gli altri. Nasce in una famiglia medio-borghese dell'Agrigentino, precisamente a Canicattì. Il papà è laureato in giurisprudenza, però è impiegato nell'esattoria comunale, la mamma è una casalinga. In questo contesto familiare riceve certamente un'educazione che potremmo oggi definire formidabile, perché Rosario è figlio unico, ma non è un figlio viziato, è un figlio che viene educato con la massima cura, in modo particolare e attento, dalla mamma Rosalia, che pensate
giusto per citare un episodio molto noto, era sempre a casa veniva anche il nonno paterno di Rosario, con lui giocava a carte, come accade di solito, il nonno faceva vincere il nipote, ovviamente faceva in modo di farlo vincere nelle varie partite a carte, e appena mamma Rosalia si accorge di questo trucchetto, rimprovera in maniera serena il suocero, gli dice: guardi che così non va bene, perché Rosario deve sapere fin da ora che nella vita non si vince sempre, ci sono le volte in cui si perde. Questo solo come aneddoto, però alla fine quello che conta di più è che Rosario è stato avviato alla vita in una maniera straordinariamente forte, con delle radici veramente mirabili. Impara da subito a rispettare gli altri, e non solo a rispettare gli altri. Lui ha una grande fortuna, quella di comprendere che il segreto per raggiungere la felicità è far felici gli altri. E lui e la sua diventa sul serio, anche dai banchi di scuola, una vita vissuta donandola agli altri. Sono svariati episodi che sono stati raccontati anche dai compagni di classe, così come anche dagli insegnanti, che raccontano un Rosario certamente studente brillante, perché non si accontenta delle lezioni che vengono tenute in classe o delle nozioni contenute nei libri di testo, ma va ben oltre. È uno che legge molto, uno a cui piace moltissimo approfondire, soprattutto per capire. E quando lui capisce, quando riesce a far suo quel sapere, riesce a trasmetterlo anche in maniera formidabile agli altri. Non era un fatto raro che durante la ricreazione qualche compagno di classe gli chiedesse di spiegargli qualcosa, perché nell'ora successiva aveva l'interrogazione e non aveva capito bene la lezione, quindi era normale che chiedesse a Rosario, perché oltre ad avere appunto questa capacità di comprendere, aveva questa grande dote di saper trasmettere poi il sapere. E così fu detto di lui che era uno che rinunciava alla ricreazione. Non è che rinunciasse alla ricreazione, in realtà le faceva un ragionamento: il mio compagno di classe ha bisogno ora di me, la ricreazione c'è ogni giorno, quindi faccio una scelta tra l'aiutare, quindi fare felice un mio compagno di classe, oppure far felice me stesso godendomi un riposo pur meritato, non una pausa meritata all'interno delle ore di lezione che molto spesso diventavano pesanti. Ecco, questa scelta continua di fare ogni cosa anche per il bene degli altri lo porterà più avanti ad affrontare anche tutte le più, potremmo dire, rognose indagini sulla mafia agrigentina, e non solo, perché si è parlato di lui fino ad ora come un giudice impegnato nella lotta alle cosche agrigentine, o in modo particolare al movimento detto Stigia. In realtà lo abbiamo saputo in ritardo, perché l'abbiamo saputo solo l'anno scorso, che lui fin dal 1982 negli uffici della procura di Agrigento trova un fascicolo che contiene delle intercettazioni telefoniche ed ambientali realizzate a Montreal in Canada, e riguardano, pensate un po', l'intreccio già fin da quel momento fortissimo tra le varie cosche mafiose a livello internazionale. Perché quel fascicolo fosse rimasto in procura è facile intuirlo, ma Rosario ovviamente non si limita a guardare quel fascicolo, a studiarlo, parla immediatamente con due magistrati allora già conosciuti, che sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e da lì si avvia questa forte collaborazione tra il giudice agrigentino e i due giudici palermitani, che si incontrano periodicamente a Palermo, che collaborano strettamente e che portano avanti, ovviamente ciascuno nel proprio territorio, ma con una visione d'insieme, questa lotta contro la criminalità organizzata.
Ecco, Livatino è uno che di fronte ovviamente alla notizia criminis non si ferma, va avanti, conosce benissimo il diritto, ma non è solo un buon conoscitore del diritto, ha un invidiabile acume investigativo, ha una grande capacità di collegare tra loro i fatti, perché conosce molto bene la realtà agrigentina e non solo. E questo gli permette anche di avere in qualche modo anche delle, come potremmo dire, delle grandi intuizioni, delle anticipazioni. Pensate che negli anni Ottanta lui aveva già interrogato due volte un ministro in carica della Repubblica, ma Tangentopoli arriverà nel 92. Aveva già scoperto lo scambio metitico tra imprenditoria corrotta, politica corrotta e mafia, e quindi il voto di scambio. La Tangentopoli di fatto viene anticipata qui in Sicilia nel 1984, 83-84, no? Riesce a comprendere quello che è il fenomeno delle ecomafie, di cui allora non si parlava, ovviamente se ne sta parlando adesso, ma lui sa benissimo già negli anni 80 che dietro dei danni apparentemente casuali al patrimonio ambientale, in realtà ci sono gli interessi della mafia. Riesce a scoprire anche che attraverso una serie di cooperative molto, molto vicine alla mafia vengono praticamente prelevati un consistente numero di somme alla comunità europea. Tutto questo porta a capire quanto Livatino fosse sul serio, non solo l'uomo del diritto, cioè colui che è chiamato ad applicare la legge, ma colui che ovviamente sa anche investigare, e sa investigare in maniera precisa e puntuale, osservando appunto i fatti. Un'altra grande anticipazione è quella della legge Rognoni-La Torre, che venne approvata nell'82. Ma se andiamo a rivedere un po' la storia, quella legge non fu subito utilizzata in tutte le procure italiane, quantomeno in quelle siciliane, ma Livatino ne fece largo uso. Immediatamente fece delle richieste per il sequestro di molti beni ai mafiosi, comprendendo che il mafioso alla fine riesce a mettere in conto che per la sua attività può anche rischiare la galera. E per certi versi questo passaggio alle patrie galere è anche salutare, perché il mafioso che va a finire in carcere vuol dire che non ha parlato, e vuol dire quindi che è un pezzo grosso dell'organizzazione che loro stessi chiamano Cosa Nostra, e quindi diventa anche una sorta di distintivo, addirittura, pensate, paradossalmente diventa una nota di merito. Ma il mafioso non sopporta che gli vengono ovviamente sottratte le somme che lui riesce a guadagnare, tra virgolette, attraverso la sua attività criminale ed illecita. E proprio lì invece Rosario, dall'approvazione di questa legge, riesce immediatamente ad incidere. Certo, molti beni sono stati confiscati definitivamente solo qualche anno fa, però sono tutti beni che aveva fatto sequestrare Livatino, seguendo questa sua intuizione, che la diceva lunga, ecco, anche sulla sua capacità investigativa e sulla sua capacità di combattere strutturalmente un male che di fatto è strutturale, perché la mafia fino a qualche anno fa l'abbiamo creduta appunto una cozzaglia di ecco, una serie di cosche tra di loro in qualche maniera scollegate. In realtà sono degli uomini criminali che sono riusciti in qualche modo a superare anche i confini, pensate, del meridione, quando al nord dicevano che la mafia alla fine era un problema, un fenomeno che interessava solo il sud, si ammazzano tra di loro. Questa era la cosa che sentivo ripetere spesso. E mentre al nord si dicevano si ammazzano tra di loro, le mafie giungevano anche al nord e lì mettevano radici. Pensate al processo che è stato celebrato in Emilia Romagna. Qui in Sicilia abbiamo una cosca, abbiamo praticamente Cosa Nostra. È stato detto prima, in Puglia c'è la Sacra Coronita, in Calabria la Camorra, la 'Ndrangheta e la Camorra nel napoletano, nella Campania, lì fu fatto un processo contro ben 33 cosche mafiose internazionali. Capiamo bene che significa anche questo. Ecco, Livatino
è una persona però normale che agisce in maniera straordinaria, questo è vero, perché come è stato ricordato prima riesce a fare della coerenza e della credibilità veramente i suoi cavalli di battaglia. Ad un giovane magistrato che è stato assegnato a lui come sostituto procuratore, e si presenta questo qui al primo giorno di lavoro con pantaloncini, maglietta non a polo, in maniera molto, molto diciamo iscinta, e fa notare che lui è un magistrato e che quello è un palazzo di giustizia. Lo invita garbatamente a tornare a casa e a vestirsi in maniera dignitosa per un magistrato, appunto, che svolge una funzione pubblica. Lui ha una grande attenzione a quella che è soprattutto la immagine esterna del magistrato. Come ho detto più volte anche nel volume, l'hanno ribadito anche i testimoni al processo. Lui tiene molto all'immagine esterna del magistrato perché crede che non sia una questione di forma, ma che diventi una questione di sostanza. Il magistrato deve vigilare anche su quelle che sono le proprie amicizie, deve vigilare su quelli che sono i suoi comportamenti, soprattutto potremmo dire all'esterno del Palazzo di Giustizia. Perché lui scrive in una delle sue conferenze, non è che il magistrato, finite le ore di lavoro, può fare della sua vita privata quello che vuole, perché rimane comunque un pubblico funzionario con un compito che è assolutamente delicato, che è quello di rendere giustizia. E quindi il magistrato deve sapere esattamente cosa fare anche fuori delle ore di servizio. L'altra cosa fondamentale è quello che riguarda il rapporto per lui tra il magistrato e la sfera del politico. Si è convinto che i magistrati restino sempre comunque liberi di poter fare anche delle scelte, di candidarsi nelle pubbliche amministrazioni, però perché ovviamente è una garanzia costituzionale, però lui dice in maniera molto chiara nella sua conferenza sul ruolo del giudice che quando si fa questa scelta, perché si ritiene lo scranno in Parlamento più prestigioso dell'incarico in magistratura, di fare pure questa scelta, ma di tagliare definitivamente i ponti con l'ordine giudiziario. Perché quando anche il magistrato ritorna, ma in un distretto giudiziario diverso, è ovvio che ha fatto un'esperienza che lo ha portato ad essere partigiano, ad aver coltivato delle amicizie all'interno del partito, all'interno ecco, dell'esperienza che ha svolto. E questo è Rosario Livatino, è uno che viene visto in maniera ovviamente preoccupata da parte delle cose, ma non solo da parte delle cosche argentine, viene visto in maniera preoccupata anche da quella imprenditoria, da quella politica corrotta che qui passiamo anche al contesto territoriale, culturale ed etico, potremmo dire. Cioè l'Agrigento degli anni Ottanta è un Agrigento dove si vive malissimo, dove l'economia è letteralmente strozzata perché in gran parte in mano alle cosche mafiose, che si contendono ovviamente il controllo del territorio e il controllo dell'economia, dove c'è un palazzo di giustizia che annovera più o meno la metà dei magistrati previsti in organico, quindi non ha neanche i mezzi per poter svolgere le attività di indagine. È un palazzo di giustizia dove non esiste un nucleo di polizia giudiziaria. Quindi pochi uomini con pochi mezzi in una realtà praticamente che non solo aggredita, potremmo dire che è devastata dall'attività delle cosche mafiose, dall'attività certamente spregiudicata di certa imprenditoria malata e di certa politica corrotta, oltre che di vari pezzi, sinceramente anche quelli inquietanti, di massoneria deviata. Questo è il contesto in cui opera Livatino ed è un contesto in cui non si deve parlare di mafia, perché la mafia è a Palermo e a Catania, non è ad Agrigento. E invece la mafia è lì, è ad Agrigento e a Canicattì, dove il beato Livatino nasce, dove cresce, ed è accanto a casa sua, perché lui abita accanto proprio ad un boss mafioso. Era uno dei capi mafia di Canicattì,
legato ai Corleonesi di Totorina, che poi muore ammazzato nel dicembre del 1991 nella famosa seconda guerra di mafia. E c'è anche questo fatto paradossale: mentre si dice che la mafia non esiste, la mafia di fatto invece ammazza, fa stragi una dietro l'altra, inaugura quella che viene chiamata, come dicevo prima, la seconda guerra di mafia, e non guarda in faccia nessuno. Eppure il tam tam continuo e martellante che di mafia non si deve assolutamente parlare. Ecco, questo è il contesto territoriale e culturale. Un contesto dove ovviamente anche la cultura della raccomandazione diventa una cosa semplice, una cosa di tutti i giorni, che tutti possono e per alcuni versi anzi debbono praticare. C'è un altro fatto molto significativo raccontato da uno dei testimoni, ed è un fatto strano, perché questo testimone che lo racconta fa parte di due categorie contemporaneamente. La prima categoria è quella degli ex insegnanti di Rosario, che lui venera perché è molto grato, perché gli hanno trasmesso appunto il sapere, ma è anche un sacerdote, e va da lui un giorno per chiedergli una raccomandazione. E Rosario ovviamente a questa proposta, a questa richiesta meglio, sorride e garbatamente dice: ma monsignore, lei quando confessa accetta raccomandazioni? Ecco, da parte sua c'è proprio questo, come potremmo dire, questo rifiuto netto di quella che è la subcultura che in quegli anni imperava nel territorio agrigentino. La cultura della raccomandazione, la cultura del favore, la cultura ecco, della strizzatina d'occhio. Però questo gli costa già subito qualcosa, perché guardate, attorno al Livatino già dal 1984, quindi 6 anni prima, cominciano a formarsi. Che tempi abbiamo, dottore? Mi dicono ancora 5 minuti. Sì, allora velocissimo. Bene. E, dicevo, già nell'84 Rosario capisce perfettamente che ha il fiato della mafia alle spalle, e questo però avviene anche perché mentre qualche magistrato veniva avvicinato da qualche boss, da qualche imprenditore corrotto, questi appunto rispondeva dicendo: guarda, io il favore te lo farei ad aggiustare un processo, ad aggiustare un'indagine, però c'è il Livatino. Questo ha significato anche la sua sovraesposizione di fronte appunto a chiedere invece intendimenti, ovviamente non di legalità ma e di giustizia, ma di legalità piena. Ecco, questo fondamentalmente, spero di aver dato un quadro completo della figura di Rosario Livatino, e perché la Chiesa lo ha scelto come testimone credibile del crocifisso del Golgota, ed ecco perché ha subito questa fine che è stata anche ricordata prima da lei. Ecco, Don Giuseppe, grazie di questa bella illustrazione, racconto della vita di Rosario, ma così per chiudere questo nostro incontro, qual è il messaggio che Rosario Livatino oggi a noi qui presenti, all'Italia tutta, ha dato con la sua vita? È l'importanza della coerenza nelle proprie scelte, certamente, perché lo ricordava prima anche il Presidente, non basta essere credenti, bisogna essere credibili, ma credibili in tutti i campi. E oggi in modo particolare per la magistratura credo che il modello incarnato da Livatino sia il modello veramente in pieno del magistrato previsto dai padri della Costituzione. Il magistrato che riesce ad essere sempre terzo rispetto ad interessi, ad affari, a, come potremmo dire, ecco, a rapporti vari, che riesce a rendere credibile anche l'amministrazione della giustizia. Che riesce quindi a svolgere un ruolo grande. Per il magistrato credente, poi come diceva lui, questo diventa veramente una donazione di sé, un rendere in qualche modo grazie a Dio, diventa addirittura preghiera. Ecco il ruolo quindi del magistrato credente nella società, ma il ruolo anche di ogni credente all'interno della società, che è quello della santificazione nella giustizia e nell'onestà.
Don Giuseppe, grazie, grazie delle sue parole. Grazie a voi. Ringrazio per concludere, ringrazio i nostri ospiti che sono intervenuti, Presidente del Consiglio regionale, Presidente Penta, ringrazio la dirigenza del Consiglio regionale che ci ha sostenuto nel realizzare questo evento e grazie a voi di essere venuti. Buona giornata, grazie Don Giuseppe ancora. Grazie, grazie a voi, grazie. Arrivederci. Cordiale saluto a tutti, grazie. Hey!